numerosi. Come ha detto Alessandro Fusco, le tre società romane, le due società di vertice che partecipano al campionato Super 10, Rugby Roma e Capitolina e la Lazio, è da un po' che si interrogano sul futuro del rugby e quale sia la via per lo sviluppo. Saluto Alessandro Gobbi. E quando la federazione ha indicato come strada da perseguire quella della partecipazione di due o quattro selezioni italiane alla Celtic League, che sapete è il campionato delle squadre gallesi, irlandesi e scozzesi, ci siamo immediatamente immedesimati in questo progetto. Riteniamo che sia una via da perseguire assolutamente. Devo dire che le due società di vertice che partecipano al campionato di Super 10 sono state anima di questo sposare il progetto federale, a differenza di molte altre società di Super 10 che mi pare abbiano fatto inizialmente qualche resistenza. Ci siamo a quel punto interrogati su quale avrebbe potuto essere il ruolo del rugby romano. E abbiamo pensato che il rugby romano unito avrebbe potuto essere, potrebbe essere un partner importante per la federazione, un partner che insieme alla federazione organizza una franchigia. Devo dire, perché credo che sia il pensiero anche degli amici della Rugby Roma e della Capitolina, che noi vediamo il progetto Celtic League inserito in una riforma generale dell'organizzazione del rugby italiano. La Celtic League, le franchigie dovranno essere il rugby di alto livello, il rugby d'eccellenza, mentre il rugby nazionale dovrebbe essere deputato a far crescere talenti italiani da poter poi far convogliare nelle franchigie. Quindi questo progetto ci ha visto assolutamente consapevoli dell'importanza di svilupparlo e a quel punto ci siamo chiesti se potevamo anche essere protagonisti di questo progetto. Ovviamente per essere protagonisti il nostro intendimento è quello di coinvolgere tutte le realtà sportive del Lazio. Questa franchigia dovrà essere, secondo il nostro intendimento, un elemento nel quale si riconosce tutto il rugby laziale, perché crediamo che solo con un volano importante di formazione come è la Regione Lazio, che insieme alla Lombardia è quella che negli ultimi anni è cresciuta massimamente sotto il profilo dei praticanti, sotto il profilo dello sviluppo. La Capitolina l'anno scorso ha vinto per la seconda volta il campionato Under 19, Under 20. E quindi riteniamo che aggregando tutte le forze del territorio si possa dare vita a un movimento importante che avrà in questa franchigia la sua espressione massima. Perché ci siamo poi interrogati relativamente a che cosa Roma può fare per rugby e che cosa il rugby può fare per Roma. Noi crediamo che Roma abbia e risponda a tutti i parametri che la Celtic League impone a livello logistico, a livello anche, devo dire, anche culturale e turistico, perché le partite della Celtic League sono molto seguite dai tifosi delle varie squadre e quindi riteniamo che Roma sia una, come posso dire, realtà assolutamente spendibile. Crediamo che questo possa avere una forte ricaduta anche per Roma. D'altra parte, tutti vedete che cosa succede nei momenti in cui gioca la nazionale italiana. E ci siamo anche interrogati sulle problematiche di ordine economico per sostenere questa iniziativa. E abbiamo pensato che un'iniziativa così importante e particolarmente impegnativa da un punto di vista di recupero di risorse non può essere affidata al caso, al momento, cioè alla capacità anno per anno di recuperare sponsor che disposti ad investire. Per cui, grazie anche alla
partnership con la Federazione Rugby, alla quale poi rimane l'ultima parola sulla scelta di dove fare le franchigie. Ci terrei, perché su questo siamo tutti d'accordo, gli amici della Capitolina, Claudio Di Nario, Manuele Becchini e Abbondanza, dice Paolo Abbondanza, che la nostra candidatura non è una candidatura in opposizione ad altre candidature. Noi non ci proponiamo come migliori rispetto ad altri. Noi crediamo di aver messo in piedi un progetto sostenibile, un progetto credibile, che alle spalle dovrebbe avere ed ha, e la conferma è che qui abbiamo il presidente del Comitato Regionale Laziale, l'intero territorio regionale, che dovrà riconoscersi, come ho detto prima, in questa franchigia, per dare un senso al rugby d'eccellenza. Crediamo, questa è una supponenza forse di tutti i romani, ma crediamo che abbiamo un elemento importante da spendere, che è Roma, che indubbiamente ha la capacità di sostenere in maniera importante una iniziativa sportiva di alto livello. Bene, allora...